Sei tu, Bray? Il grande comandante Shepard. Magari avessi il mio taccuino per gli autografi. Poche storie. Portami d'aria. Seguimi. Allora, dov'è? Shepard. Aria, quante scene. A Purgatori ci sono troppi occhi e orecchie. Immagino che tutto questo riguardi Omega. Riguarda la tua guerra, Shepard. Cerberus può arrivare ovunque ora che controlla i sistemi Terminus. Con la conquista di Omega è dilagato nell'intera galassia. Anche l'Alleanza l'avrà notato. Vieni al dunque. Cosa pensi di fare? Cacciarli via. Ho una flotta di navi mercenarie. Penetreremo le linee nemiche per abbordare la stazione. Una volta su Omega ci sarà da combattere. Ecco perché ti cercavo. Esigo solo il meglio. Al comando delle forze d'occupazione c'è il generale Oleg Petrovsky. Lo stesso che mi ha esiliata. Mai sentito? È lo stratega di punta e un'arma segreta dell'uomo misterioso. Ma ti basti sapere che è un bastardo senza scrupoli. Che informazioni hai sull'occupazione? Petrovsky ha un esercito imponente che tiene Omega sotto scacco. Non so dirti altro. Quindi stai improvvisando? Per niente. Omega ha segreti che solo io conosco. Segreti che ci daranno un bel vantaggio. Una cosa è certa. L'invasione di Petrovsky è stata meticolosa e brutale. Quello è capace di tutto. Mi ricorda qualcuno? So di avere una certa reputazione. Mi detestano. Governavo Omega con il pugno di ferro. Ma la gente era libera. Poteva fare quel che voleva. Con me era così. Quell'uomo ha rovinato tutto e ora la pagherà cara. Quando Omega sarà di nuovo mia, avrai tutto ciò che possiedo. Navi, truppe, Eso, tutto per la tua guerra. Dov'è l'inghippo? Alcuni tuoi amichetti non mi vanno molto a genio. Perciò dovrai rinunciare alla Normandy e al suo equipaggio. È gente che ci sa fare. Allora diciamo che ti voglio tutto per me. Bray ti dirà dove trovare la mia flotta. Ah, e vedi di non sperperare tutto a mezza cittadella. La flotta è nascosta in questo sistema. Avvisami quando stai arrivando. Io e Aria ti aspetteremo sulla nave di comando. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dietro.
Loro sono 4 volte di più e molte nostre navi sono trasporti con armamenti limitati. Non siamo qui per vincere una battaglia spaziale, Jaral. Dobbiamo superare le loro linee. A bordo di un incrociatore di Cerberus. Ecco il nostro ospite d'onore. Possiamo cominciare. Fammi indovinare. Stai pensando di infiltrarti nella flotta nemica? Esatto. Infliggeremo un colpo letale. Poi le mie forze si uniranno alla festa. Potrebbe finire male. L'assalto è pianificato da settimane, Shepard. Mettiti comodo e lascia fare a me. La nostra alleanza non inizia bene, Aria. L'importante è che vada a finire nel modo giusto. Bray, attraversiamo il portale. Dia alla flotta di attendere. Ci seguiranno al mio segnale. Alla nave di comando. Incrociatore, non figurate nei piani di volo, identificatevi. Qui capitano Letz, riconoscimento vocale Alpha Tango Z. Abbiamo riportato danni, urgono riparazioni. Identità confermata, attendere autorizzazione all'approccio. Come l'hai convinto a parlare? Con le cattive. Bene, avanti così, piano. Con calma, avviciniamoci più possibile. Fuoco! Presto, flotta al portale! Siamo passati. Rotta verso la stazione. Il generale ci sta contattando. Ora ci divertiamo. Passamelo. Aria, potevi essere soltanto tu. Non ce la farai mai. Arrenditi. Con me non attacca, generale. Perché non provi a convincere il mio partner? Comandante Shepard, ho sentito grandi cose sul tuo conto. La mia alleata non mi ha parlato molto bene di te. Non è abituata alla sconfitta. Le annebbia il giudizio. Peccato tu abbia lasciato Cerberus. Tutti compiamo errori di cui ci pentiamo, ma forse non sei ancora a quel punto. E Aria spera che la tua presenza possa spaventarmi. Ora tocca a me. Vedo che ti sei presa la briga di potenziare quella nave con una corazza Silaris. Uno spreco colossale. Ho potenziato le difese esterne di Omega. I miei cannoni sono pronti a polverizzarvi. Sembra parlare sul serio. Sì, lo so. Perciò desisti subito, Aria. Accetto la tua sfida, Oleg. Fine trasmissione. Molto bene. Tracciare la rotta programmata. Dritti contro la stazione, pronti all'impatto. Cosa? La barriera cinetica impedirà alle mie navi di atterrare. Questo incrociatore possiede dispositivi che la disattiveranno all'impatto. Non temere. Dovremmo sopravvivere allo schianto. Scudi disattivi, sistemi in avaria! Possiamo farcela! Ragiona, Aria. Ordina l'evacuazione. Puntare le capsule verso la stazione! Forza! Tutti fuori! Non c'è tempo! Bastardo ha davvero potenziato le difese esterne di Omega. Direi di sì.
Spero che gli altri ce l'abbiano fatta. Bene, altro obiettivo? Il centro difensivo. Dobbiamo disattivare le difese esterne di Omega per far atterrare le mie navi. O le sbricioleranno, come hanno fatto con noi. Ho capito. Tu sei qui per questo. Assalto via terra. In battaglia darai tu gli ordini. Aria che fa un passo indietro. Devo vederlo con i miei occhi. Semplice lavoro di squadra, comandante. So dove dobbiamo andare e tu puoi condurci laggiù. Ok, andiamo. L'uscita principale è distrutta. Abbassa la porta blindata con i comandi. Qua giù, Shepard. Aria flotta. Siete tutti interi? Più o meno. Resistiamo alla flotta di Cerberus, ma il problema sono le difese di Omega. Abbi cura delle mie navi, Jarl. Non devi fare altro. Accorciare le difese. Dite al vostro capo che sto arrivando! D'accordo. Squadra da sbarco, rapporto. Ray, mi ricevi? Affermativo, ma sono rimaste solo 6 capsule. Ingressi multipli. Raduna tutti e dirigetevi all'hangar di ritrovo. Preparatevi all'atterraggio delle nostre navi. Muoviamoci, altrimenti della mia flotta resteranno solo rottami. Siamo quasi. Quei cannoni devono essere fermati.
Da questa parte. La prossima zona deve essere ripressurizzata. Procedo. Ecco gli intrusi. Fermiamoli. Dite al vostro capo che sto arrivando. Problema risolto. Una delle capsule. Siamo stati fortunati. Avanti. Altri due trasporti perduti. Le manovre evasive non funzioneranno in eterno. Ormai siamo al centro difensivo. Resistete! Qui, difendiamo la stazione. Non devono impossessarsi della stazione. Via libera. Ai comandi, presto. Jarl, difese disattivate. Segnala alle navi superstiti di convergere al punto stabilito. Bray, rispondi. Situazione? Punto di ritrovo sicuro. Portelloni dell'hangar attivati. Presto saranno aperti. Li voglio aperti subito. Le mie navi sono in arrivo. Tenersi pronti. Cosa sarebbe questo punto di ritrovo? È la nostra meta. Un bunker che ho creato sul ponte D per le mie operazioni delicate. È impenetrabile. È provvisto di molo e hangar segreti. Alimentazione indipendente, supporto vitale, munizioni, vedrai. Tutti al ponte D. Per lustrare e attendere nuovi ordini. Si comincia. È probabile che il generale sia al corrente dei nostri piani. Allora non c'è tempo da perdere. Occhio, Bray! Avrete compagnia. Fantastico. All'altra uscita. Ho bloccato quella da cui siamo venuti. Difese esterne di
intervento armato codice D752. Gli intrusi! Se la stanno facendo sotto. Bene. Aprite il fuoco! Finalmente posso sfogarmi! Oh, lo skyline di Omega. Ora mi sento a casa. Ehi, cosa sono quelle cose laggiù in fondo? Sembrano dei campi di forza. Brutto segno. I civili sono tenuti a restare all'interno della zona di contenimento assegnata. Alcuni dei miei uomini. Stiamo avvicinando alla meta. Muoviamoci. Conosco quel simbolo. Sembra quello di una banda. I Talon. Deturpavano anche le mie proprietà. Attenzione, stazione in stato d'allerta. Tutto il personale di Cerberus a rapporto. Di nuovo il simbolo dei Talon. Forse c'è qualcuno che resiste. Speriamo bene. Al campo di forza c'è uno dei miei. Che diavolo sta facendo? Quei mech stanno uscendo dal campo di forza. Stai fermo, razza di bastardo! D'accordo. Velocissimi! Quattro rilevati. Controlliamo quel campo di forza. Povero idiota. Qualcosa mi dice che questi campi di forza saranno un problema. Siamo bloccati. Non questa volta. Vieni. Da questa parte. Cosa stai facendo? Ti svelo un segreto. Giù per la scala.
Chi va là? Vieni fuori! Per gli spiriti, chi si rivede? Aria T-Lock. Nirin, che diavolo ci fai qui? Me ne sto nascosta per lo più. Cerco di sopravvivere, se non fosse per questi tunnel. I miei tunnel. Per fortuna te li avevo mostrati. Altrimenti, ora sarei morta o prigioniera. Aria non si fida facilmente. Dovete essere buone amiche. Non saprei. Lo siamo, Aria? Lei è Nirin Kandros, ex soldato Turian. Una vecchia conoscenza. Ho molte domande, ma dovranno aspettare. Seguici, ti portiamo al sicuro. Farò del mio meglio. Sei pronta a usare quell'arma? Non puoi immaginare quanto. Perché sei tornata, Aria? Per riavere ciò che mi appartiene. Hai forse dimenticato qualcosa? Non qualcosa. Tutto. Thank you.